Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Giuseppe Conte ti sente, come ha sentito, diciamo, in questa mezz'ora di incontro, molte storie di famiglie, di percettori del reddito di questo quartiere? Ha sentito anche le parole di Carmela Manco, che si è detta preoccupata, che è l'animatrice di questo centro, e che si è detta preoccupata per le ricadute in un quartiere che era operaio, che non è più, noi siamo in un ex barattolificio Cirio, diciamo, che è diventato un'altra cosa. Ma a lei pure si dice preoccupato, però cosa non la convince del proposito del governo? Perché il governo comunque dice: è vero, stiamo andando a spegnere la misura del reddito, però perché metteremo quel risparmio, l'ha detto poco fa Giorgetti, in altre politiche per l'inclusione, in politiche per il lavoro attivo, e poi comunque, Meloni l'ha detto più volte, non lasceremo comunque indietro nessuno. Non si fida? Guardi, il tema è questo. Quando abbiamo iniziato nel 2018 siamo resi conto del divario che c'era anche con gli altri paesi. Non avevamo un sistema di protezione sociale adeguato rispetto agli altri paesi del mondo occidentale. L'abbiamo introdotto tardi, questo sistema di protezione sociale. Ora, questo governo, io non voglio far polemiche, ma dico, questo governo oggi ha dato una scadenza a tempo. Ha detto nel 2023 noi togliamo il reddito di cittadinanza. Il nostro obiettivo non è mai stato dire alle persone: state fermi, non vi muovete, state a casa, vi offriamo il reddito di cittadinanza. Questa è una cintura di emergenza, di protezione sociale. Allora, Presidente, posso salutarla intanto? Ben trovato. Ma un attimo però, buonasera a lei, buonasera a lei. Buonasera. Io mi permetto, guardi, io sono qui non per parlare io parlo tante, ho tante occasioni di parlare, va bene? Però noi siamo qui perché, e questo me lo deve permettere, sono 2 anni che in tutte le TV e in tutte le trasmissioni avete dedicato ovviamente dei servizi a quei truffatori del reddito cittadinanza, che ci sono stati. Come Presidente, in ogni caso in cui lo Stato dico una cosa così per chiarirci, agevolazioni, benefici, ci sono anche le dico una cosa tanto Prego. Per chiarirci. Intanto lei deve guardare di più Tagadà, perché secondo me non lo guarda sempre e questo non è buono. No, seconda questione, Tagadà, dottoressa. Seconda questione, aspetti, no, era una parlo battuta. Del sistema però mediatico, io quello che penso, Prego. E lo ribadisco, e che così come per i falsi invalidi sono i falsi invalidi che devi diciamo punire severamente, ma non è che togli il sostegno agli invalidi veri, così penso che per il reddito di cittadinanza, certo, quelli che fanno i furbi è giusto che vengano, che ci siano i controlli e che vengano individuati, ma questo non significa mettere in discussione un sistema che dal mio punto di vista in pandemia è stato fondamentale. No, così per chiarirci. Dopodiché vorrei provare a fare qualcosa. 130.000 ne sono stati pescati dall'INPS. L'INPS ne ha pescati 130.000. Quindi... Il che vuol dire che ha fatto pure un buon lavoro, diciamo. Questo certo. Lo direi nelle more. Prego, prego, Presidente, che poi le vorrei fare un paio di domande. Perfetto. Allora siamo assolutamente d'accordo. Chi sbaglia paga, anzi lo diciamo a tutti. Abbiamo previsto che in questo caso il comportamento fraudolento è punito severamente perché costituisce reato. Detto questo, stiamo parlando meno dell'1%, quindi addirittura rispetto ad altre forme di intervento dello Stato, qui i truffatori sono stati in misura minore. Abbiamo dedicato, lo dico in generale, non nei suoi riguardi ovviamente, dottoressa, ma sono state tantissime trasmissioni dedicate ai truffatori. Benissimo. Adesso però vogliamo raccontare le storie anche di chi si trova in vera difficoltà, come questa signora Marilena, che ha 5 figli, cercano lavoro. Il marito cerca, non è un divanista. Non è un tossicodipendente, come viene detto, però cerca lavoro. Allora io dico al governo, lei mi ha fatto la domanda, scusate, ma secondo voi questo governo in 8 mesi creerà occupazione che è mai mancata negli ultimi decenni? E quindi può permettersi il lusso di dire togliamo il reddito che noi offriamo occupazione? Allora tu offri occupazione, ma non c'è motivo, se addirittura pensi di poter offrire occupazione, di togliere questa cintura di sicurezza. Vorrà dire che saranno sempre di meno
di coloro che usufruiranno di questa cintura di sicurezza. Ma il problema qui è invece l'inversione. Si è detto l'unica cosa certa: aboliamo il reddito di cittadinanza. Aspetti Presidente, poi vedremo. Provo a fare domande secche, le chiedo altrettanta velocità nella risposta, solo perché ho degli ospiti in studio e ho piacere poi di arrivare da loro. Allora, prima questione, le chiedo: stiamo parlando al momento di 660.000 persone, quelle definite occupabili, poi discutiamo anche della terminologia. Stiamo parlando di 660.000 persone che, dice il governo, avranno il reddito di cittadinanza ancora fino a 8 mesi del 2023. Noi vogliamo rinforzare quelle dinamiche che consentiranno a queste persone di arrivare a trovare un lavoro, dopodiché quelle persone occupabili non avranno più il reddito. Io ho fatto la domanda a molti ospiti di Fratelli d'Italia: cosa succede loro se il lavoro non si trova? E la verità è che mi hanno risposto: beh, vedremo, certo non è che li lasciamo per strada. Allora, qual è la sua preoccupazione? Ecco, vedremo, dottoressa. Questo, perfetto. Beh, la mia preoccupazione è che, giustamente, le dice, i suoi ospiti, Fratelli d'Italia, dicono dopo si vedrà. Ma come vedrà la signora Marilena, che ha 5 figli e riescono a sopravvivere, a dare da mangiare a 5 figli tramite il reddito di cittadinanza? Suo marito al centro dell'impiego ci va, l'occupazione non c'è, non sta rifiutando nulla. Quindi come mai un governo programma che da qui a 8 mesi la signora Maria sta cadendo già adesso nella disperazione? Bisogna raccontare queste storie. Ma secondo lei, primo, abbiamo tolto dignità sociale alle persone in difficoltà, perché ovviamente abbiamo rovinato questa misura nell'immaginario collettivo, sono tutti truffatori. Adesso li facciamo, già adesso, oggi, la signora c'ha 5 figli. Mi è chiaro, è già oggi la sua obiezione. Nella disperazione. Allora, però, perché le sa chiedo che fra io 8 una mesi, cosa, Presidente. Come camperà coi figli? Se lei non sa che lavoro, una delle accuse che vi vengono... Non c'è lavoro. Allora, una delle accuse che vi vengono mosse è che voi avete immaginato, prego, un provvedimento sine die. Cioè, cosa pensi che una persona che in età da lavoro stia senza lavorare per tutta la vita? Volete dare un vitalizio? Io immagino che questo non sia il suo intendimento. Però le chiedo, siccome è evidente che c'è stato un problema...